Centro Sociale Le Contrade è nato nel 2003 da un gruppo di 19 fondatori, i quali si sono prefissati di costituire un'organizzazione che incidesse sul senso di disagio che naturalmente accompagna la terza età. Io sono una che frequenta il circolo delle contrade, mi trovo bene, vengo perché mi fa bene anche fisicamente la compagnia, apprezzo quello che fanno. Sono una volontaria e dopo aver lavorato circa 21 anni nel pubblico, poi altri 12 anni nel privato, sono rimasta a casa, ho aiutato mia figlia, i miei genitori, poi quando non hanno più avuto bisogno di me mi sono trovata ad avere solo la casa da accudire, ma per me era poco. Quindi un po' di depressione, un sacco di malanni, fino a che ho trovato circa un anno fa qualcuno che aveva bisogno di me, aveva bisogno di una ragioniera, non la trovavano e quando l'ho sentito sono corsa a offrirmi. Diciamo che le attività più praticate sono quelle del gioco delle carte, naturalmente, la tombola per gli anziani, il ballo, ascoltiamo qualche concerto dal vivo, anche qui di volontari naturalmente, e poi adesso abbiamo invece delle attività diverse, cominciamo un po' ad arricchire le nostre attività, che sono quelle dello screening visivo per tutti gli anziani in collaborazione con gli ottici del nostro territorio. Abbiamo un incontro con un maresciallo dei carabinieri per il discorso per prevenire le truffe nei confronti degli anziani, e poi abbiamo ecco, la cosa però più importante per noi in questo momento è la qualificazione del cortile. Portomaggiore è un paese che ha una percentuale elevatissima di anziani, forse la più alta della provincia di Ferrara, e quindi bisogna provvedere anche alle necessità primarie e secondarie di queste persone. Io sono in casa tutto il giorno da sola perché mio figlio lavora. Vengo qua, mi trovo benissimo con la compagnia. A Portomaggiore non c'era niente, almeno hanno fatto questo centro che ci troviamo tutti in compagnia. Allora, visto che anche quest'ombra, no? Ti dà comunque ti tira fuori il lavoro, vedi? Ti accentua molto di più il giallo. Questo corso è nato 4 anni fa per un impegno di un'associazione, prima di tutto, che ha raccolto un gruppo di persone che hanno comuni interessi nel campo della pittura e quindi vogliono imparare certe tecniche. Ho sempre amato la pittura, però non mi ero mai applicata. Da quando frequento questo corso invece produco almeno qualcosa che mi soddisfa. Sono una volontaria del Centro Sociale Le Contrade da diversi anni ed ho seguito questa mia ideologia perché ritengo che conoscere le persone, soprattutto gli anziani, sia un modo per dare loro motivo di sfuggire un po' alla solitudine, sfuggire a tante cose negative della vita. Il volontariato secondo me è gratificante e insegna anche tante cose.